Ok, è da un po' che non ci sentiamo e sono successe un po' di cose, ma partiamo dall'inizio. Senza giri di parole, partirò l'8 gennaio, direzione Dublino. Perché proprio Dublino? È l'ultima città dell'Unione Europea dove l'inglese è la lingua ufficiale e soprattutto dove è possibile lavorare senza richiedere un visto, grazie a Brexit. Ma cosa vado a fare a Dublino? Andiamo a fare un giretto? Ok, allora il primo punto è imparare l'inglese. È da tanti anni che mi guardo ogni giorno video in inglese e comunque penso di capirlo abbastanza bene, però parlarlo, essendo qua in Italia, è un qualcosa che faccio ancora un po' fatica e voglio cercare di migliorare tanto su questo punto qua. Il mio obiettivo in questo momento è quello di imparare benissimo l'inglese, magari ritornare in Italia, perché comunque in Italia sto bene, e fare video in inglese in modo che il mio pubblico non è più milioni di persone ma si tratta di miliardi di persone. Bea, Bea, vieni qua, qui. Brava, guarda cosa ti do. Vedi, il cane è abbastanza difficile fare video. 1, 2, su, brava. Quindi l'inglese mi piace, lo ascolto da veramente tantissimi anni. Ora è giunto il momento di essere in grado anche di parlarlo. Quindi obiettivo futuro che questi video saranno in inglese. Il secondo punto è lavorare come personal trainer. Fuori dall'Italia il personal trainer è proprio riconosciuto come lavoro, qua in Italia viene un po' sminuito quando ti chiedono che lavoro fai, personal trainer, sì, ma il vero lavoro qual è? Fuori dall'Italia funziona in modo un po' diverso. Dopo, il mondo del fitness è nato fuori dall'Italia, quindi conto di imparare molte più cose fuori dall'Italia secondo me rispetto qua, oltre all'inglese che è il primo obiettivo, però anche a crescere a livello culturale in questo mondo mi permette di tornare magari dopo un po' di tempo e conoscere molto di più e sapere molto di più, quindi tornare con molta più conoscenza. Il terzo punto è che voglio mettermi in gioco e andare a vivere da solo. Ho 23 anni, non studio, o meglio, non studio all'università e non lavoro a tempo pieno. Quindi basta, è arrivato il momento di fare un bel cambiamento. Come ultimo punto voglio cercare di uscire dalla mia zona di comfort. È stato un anno questo dove ho avuto, insomma, tutta una serie di problemi, però in questo modo adesso quello che voglio fare è cercare di partire. Sono solo, lontano da casa, devo vivere, mi devo arrangiare e devo trovare anche un lavoro. Quindi tutta una serie di cose dove devo cercare di svegliarmi, di mettermi in gioco e di riuscire a ottenere quello che voglio. Ok ragazzi, allora grazie a tutti per aver visto il video, iscrivetevi, lasciate un like, anche un commento e niente, mi sa che ci vedremo la prossima volta e probabilmente non sarà in Italia. Ciao ragazzi!